quindi ragazzi, e bentornati in questo nuovo video. Oggi è lunedì 7 gennaio. E ragazzi, sto andando in Boston, ho alcune commissioni da sbrigare. Beh ragazzi, fa un freddo davvero davvero. Ci sono 10 gradi ma c'è un freddo gelido. Oggi dovrebbe essere un video, questo dovrebbe essere un video dove mostro come ritornare dopo degli sgarri fatti per un lungo periodo, come quello che ho fatto io, se avete visto i vecchi video che ho pubblicato sul canale. Quindi in questo video vi mostrerò come ritornare non in maniera aggressiva, non serve fare delle cose eclatanti, però come ritornare dopo una settimana di sgarri. Cioè raga, guardate che panorama, ci facciamo un po' un giro, un po' di tempo libero. Beh ragazzi, sto iniziando a montare il video del viaggio che ho fatto, questa piccola vacanza che sicuramente voi già avete visto. Se non l'avete visto vi lascio qua sopra il link. Quindi lo devo iniziare a montare, sarà un montaggio davvero davvero lungo. Beh ragazzi, eccoci arrivati al pranzo di oggi. Abbiamo all'incirca 130 grammi di riso integrale, quello là, semplicissimo. Poi abbiamo 200 all'incirca, 250 grammi di pollo e un po' di olio all'interno del riso, che mi piace di più, e un po' di parmigiano. Oggi facciamo una full body con 2-3 esercizi per il gruppo muscolare. Passiamo a un 4x10 di alzate laterali. Concludiamo il tutto con un 3x12 di carri con manubri, con un 4x8 alle dip. Bene ragazzi, vi chiudo anche ora questo video. Ho chiuso il video precedente che già avete visto. In questo momento ho fatto la chiusura perché non avevo registrato la chiusura, che come sempre la dimentico. Ora invece questa è la chiusura giusta del nostro video di lunedì. E lunedì sera vi volevo concludere il mio aspetto, quello che avete visto sicuramente dal titolo, del motivo per cui sicuramente avete aperto questo video, del motivo come ritornare dopo una serie di sgarri, cosa fare dopo una serie di sgarri. Vedo tantissime persone che digiunano, fanno una giornata di digiuno e non ha assolutamente senso. Poi magari il giorno dopo sono talmente affamati da rimangiare tutto di nuovo e ritornare con uno sgarro. Si ammazzano di cardio ragazzi, fanno 2-3 ore, 4 ore di tapirulan, 4 ore di bicicletta, non ha assolutamente senso. Non ha senso sicuramente sforzare il nostro corpo, quindi come ho fatto io, se oggi non mi sentivo di fare la colazione l'ho saltato, ma pranzo, cena, il post workout, il pre workout li faccio assolutamente, perché mi va di farli, non forzo il mio corpo, però è giusto farli. Sono andato in palestra? Sì, mi sono allenato adeguatamente, l'avete visto sicuramente, quello è stato il mio workout, trovate tutta la lista degli esercizi che ho fatto qui sotto in descrizione, e non è nulla di così enorme, nulla di così complicato ragazzi, la mia solita scheda, il mio nuovo protocollo che faccio per comunque perdere peso, un protocollo molto veloce, non come stavo prima 4 ore in palestra, 3 ore in palestra, ora mangio di meno, mi alleno un pochettino di meno, ci sta, è giusto per recuperare un po' di più. Questo è il mio periodo, questa mia fase la gestisco così. Non dovete farvi troppe paranoie, lasciate perdere le paranoie agli altri ragazzi, questo non è il nostro ambito. Evitate di fare solo cardio, evitate di non mangiare, evitate di fare digiuni che non servono a nulla. Quindi quando sgarrate ci sta, prendetene atto, se sono sgarri programmati allora
ben venga. Se sono sgarri che non erano programmati, che magari vi siete fatti lasciare perdere dal momento, dalla situazione, lasciate perdere, prendete quel punto e ripartite da lì. Non pensate che, visto che avete sgarrato, avete perso tutto e quindi continuate a sgarrare, perché lì sì, quello è sbagliato. Che ne so, ragazzi, vi faccio un esempio. Io la sera so che sgarrerò con una pizza, non posso evitarla. O mi va di mangiare una pizza. Allora io magari al pranzo mi limito con i carboidrati e soprattutto con i grassi, ragazzi, perché la pizza, contenendo comunque il filante, contiene molti grassi, ci mettono sicuramente dell'olio, quindi contiene molti grassi, quindi limitate i grassi, limitate i carboidrati e magari riservate un po' più di proteine, perché le proteine all'interno della pizza sono davvero difficili da prendere, comunque se mettete qualche condimento, ma non sono granché, in pizzeria non ti mettono tutti questi gran condimenti, quindi magari evitate i carboidrati, evitate i grassi, o riducete più o meno, che evitate invece, riducete, e questo vi aiuterà sicuramente durante lo sgarro. E poi ragazzi, se la colazione non vi va di farla, saltatela, non succede assolutamente nulla, ma non fate un digiuno troppo lungo, non saltate tutti i pasti, non saltate per esempio anche il pranzo o anche lo spuntino pomeridiano, perché poi vi ritrovate la sera che avete talmente fame che rimangerete tutto in una volta. Questo è quello che penso io e come fare secondo me per recuperare dopo uno sgarro. Avete visto sicuramente dal video che ho lasciato qui sopra nei sondaggi un video dopo sgarrato per circa 3-4 giorni, è stato uno sgarro pesante, e come avete visto oggi sono ritornato come prima, ragazzi. Ho mangiato solo riso integrale e pollo per tutto il giorno, ho preso lo shake di proteine dopo l'allenamento e questa è stata la mia alimentazione tutto il giorno. Ho raggiunto il mio fabbisogno calorico, l'ho raggiunto attraverso questi macronutrienti, quindi va bene così. Quindi ragazzi, lo lascio per il prossimo, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto e noi ragazzi ci vediamo in un prossimo video. Bella!